Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video prova dello smartphone di Panasonic di questo 2012, l'Eluga. Come potete vedere è un po' particolare l'inizio di questa video prova poiché vogliamo provare la sua resistenza all'acqua. Resistenza all'acqua che non vuol dire che può andare metri e metri sott'acqua, ma può essere bagnato, può andare qualche centimetro sotto qualsiasi liquido, basta che non sia zuccherato. Andiamo a tirarlo fuori, come potete vedere l'abbiamo leggermente bagnato, abbiamo chiuso perfettamente gli slot, uno per il connettore della micro USB e l'altro per la SIM. Andiamo adesso ad asciugarlo. Ok, e nel mentre che si asciuga guardiamo un attimo la confezione che è insolitamente lunga, grande per un telefono che invece è veramente piccolo. Se la andiamo ad aprire troveremo le cuffie auricolari standard, molto normali, niente da dire sulle cuffie. Inoltre abbiamo il caricabatterie che condivide il cavo USB, micro USB, piuttosto lungo a dir la verità. Manualistica e garanzia. Andiamo a chiudere e andiamo a scoprire questo Eluga. Eluga, come potete vedere nel mentre che lo accendiamo, ha una struttura piuttosto particolare, tasti, bilanciere del volume e il tastino per l'accensione dietro. Tastino dell'accensione dietro che purtroppo a volte risulta un po' scomodo, più che altro quando bisogna sbloccare il device. Come potete vedere, immerso in acqua non ha nessun problema, è assolutamente perfetto dal punto di vista della resistenza all'acqua e anche della resistenza alla polvere. Abbiamo delle dimensioni piuttosto contenute, 123 mm per 62 x 7,8 di spessore, veramente sottile, molto carino, a me è piaciuto. Plastiche, tutto in plastica, la parte invece frontale è tutta in vetro, plastica che comunque è piuttosto ben fatta, solo un po' scivoloso, come potete vedere il telefono tende a scivolare. Abbiamo inoltre un peso, come vi dicevo, piuttosto leggero, di soli 103 grammi, veramente poco per un terminale di questo tipo. Un display invece da 4,3 pollici con risoluzione 960x540 pixel. Un bel display con ottimi neri, veramente ottimi. Eccolo qua. Abbiamo fatto diversi giorni con questo terminale e vi dico già che la batteria dura, arriviamo a fine giornata abbastanza agilmente, pur avendo una batteria da soli 1150 mAh, non una batteria eccessiva, non rimovibile, però una batteria che ci ha consentito tranquillamente, anche con un uso abbastanza intenso, di arrivare a sera. Abbiamo poi, andiamo a vedere la versione di Android, impostazioni, molti l'avranno già riconosciuta purtroppo. Abbiamo la versione di Android 2.3.5, quindi questo telefono è ancora fermo a Gingerbread, anche se ci avevano assicurato alla sua presentazione quest'estate che entro pochi mesi, entro l'estate appunto, doveva arrivare Ice Cream Sandwich. Sembra che arriverà Android 4.0, ma non sappiamo ancora, non abbiamo ancora informazioni sulla data precisa. Quindi questa prova è appunto un po' limitante proprio per il sistema operativo. Ormai Gingerbread non lo vedevamo su un cellulare nuovo da un po' di tempo e ci dispiace dover tornare a questa versione del sistema operativo, anche perché abbiamo un cuore dual core, abbiamo infatti un processore da 1 GHz dual core, Bluetooth 2.1, abbiamo anche l'NFC, purtroppo non abbiamo, come potete vedere, il LED per la fotocamera.
il flash LED. Abbiamo però una fotocamera da 8 megapixel, cosa appunto che contrasta, perché una fotocamera da 8 megapixel senza flash ci inibisce praticamente tutte le foto la sera al buio o con scarsa luminosità. Andiamo adesso a fare una disamina del telefono, interfaccia personalizzata, non troppo, come potete vedere le schermate vanno abbastanza fluide, anche se un certo lag dovuto assolutamente al sistema operativo c'è, è innegabile. Abbiamo questa personalizzazione che ci fa vedere le applicazioni principali, quelle scaricate e quelle aggiornate di recente. Possiamo ritornare comodamente alla home. Non abbiamo invece grandi widget aggiuntivi, abbiamo questo widget che ci consente di impostare anche l'eco mode, quando andare in impostazioni eco, quando appunto mettere l'eco auto, eccetera eccetera. Adesso si sta inserendo, spegniamo la modalità eco. Ok, faccio subito vedere la tastiera, anche questa leggermente personalizzata. La struttura è molto simile a Gingerbread, per carità, però abbiamo qualche personalizzazione. Touch molto buono, come potete vedere. Adesso abbiamo anche la scrittura in questo modo attivata, funziona benissimo. Da tutto come potete vedere, anche questo tipo di scrittura a trascinamento del dito funziona ottimamente. Naturalmente possiamo cambiare le impostazioni della tastiera, andare a selezionare una lingua o anche togliere di base questo tipo di scrittura. Possiamo anche assolutamente cliccare normalmente, anche se andiamo a scrivere troppo velocemente tende a prendere come se il nostro dito scorresse. Vi faccio vedere, provo a scrivere veloce, come potete vedere fa un po' di confusione, quindi in questo caso è meglio andare a disattivare questa tastiera se non vi piace. Andiamo poi a vedere la parte telefonica. Abbiamo un dialer praticamente personalizzato solo leggermente nell'interfaccia, abbiamo questi numeri un po' più piccoli, un po' più stretti, ma non abbiamo altre funzioni, neanche la ricerca rapida tra i contatti. Andiamo a vedere il browser web. Browser Chrome purtroppo non è compatibile, è compatibile infatti solo dalla versione 4.0 di Android. Andiamo su Nexus Lab. Ok. Faccio già vedere che comunque il browser reagisce abbastanza bene per essere ancora Gingerbread, sarebbe uno dei migliori browser tra quelli presenti in Gingerbread. Togliamo solo il pop-up, visto che questo pop-up si presenta solo agli utenti nuovi, forse questo tipo di browser ci impiega un po' a gestirlo. Doppio tap, un po' lento da questo punto di vista, ma il testo viene messo in scala in maniera abbastanza veloce. Potete vedere anche lo scroll risponde bene. Proviamo ad andare su un'altra pagina. Ok, come potete vedere una navigazione piuttosto buona, non ci si può lamentare da questo punto di vista. Andiamo su un altro sito, andiamo per esempio su Yahoo. Cerchiamolo. Yahoo Italia. Abbiamo versione desktop.
Potete vedere, risponde sempre in maniera piuttosto buona. Abbiamo sì un leggero lag nello scroll, ma niente di particolare, si riesce a navigare comunque benissimo. Andiamo adesso a vedere un video, andiamo su YouTube, proviamo a caricare un video. Ok, proviamo con un cartone animato. Io vivo qui. Qua abbiamo la pesca, la caccia e degli incantevoli tramonti. L'unico problema sono le infestazioni. In molti posti hanno topi o zanzare. Noi abbiamo... Andiamo leggermente più avanti per vedere se abbiamo un'altra gamma di colori da mostrarvi. È sbagliato. È il 2010. Ah, sta giù. È tutto ok. Astrid, sdentato. Tu sei proprio finito. Ok, come potete vedere il video si vede piuttosto bene, è abbastanza risoluto. Unica cosa è proprio la sua particolarità di essere resistente all'acqua, rende l'audio dall'altoparlante, che presumiamo essere o questo qua sotto o addirittura sotto la scocca, piuttosto basso. Infatti è il viva voce praticamente inutilizzabile. Altra cosa, andiamo nell'album delle foto. Ok, apriamo il nostro album, galleria leggermente personalizzata, piuttosto veloce. Abbiamo solo qualche rallentamento nel pinch to zoom durante l'apertura delle foto. Come potete vedere, il pinch to zoom, oltre ad essere limitato, è piuttosto lento, mentre lo scorrere delle foto è fatto proprio da Panasonic, ci viene da dire, in questo modo, questa latenza studiata ad hoc. Altra caratteristica che volevo mostrarvi sono i programmi preinstallati. Oltre all'album foto che abbiamo appena visto, leggermente personalizzate, abbiamo anche un backup, una sorta di applicazione che ci fa il backup col computer delle nostre informazioni, un block note piuttosto classico, piuttosto limitato, ne troviamo di più belli su Google Play Store, un server DLNA sempre utile, l'eco mode l'abbiamo vista prima, un gestione attività che non è altro che un task manager piuttosto sempliciotto, chiudiamo tutte. Abbiamo poi McAfee Installer, che non è altro un rimando alla versione che troviamo anche sul Google Play Store. Abbiamo già Gameloft Live installato. Abbiamo un gestore di file tipo Astro, per esempio. L'NFC Starter, noi l'abbiamo provato, purtroppo le nostre... i nostri chip NFC non hanno sortito grandi effetti. Abbiamo qua il chip che vi mostreremo tra poco. Come potete vedere abbiamo qualche problema a utilizzare questi chip, vengono riconosciuti ma le azioni sono difficili da impostare, molte volte purtroppo non funziona. Altra caratteristica è la fotocamera da 8 megapixel. Prendiamo un soggetto. Allora, durante le riprese di giorno a piena luce possiamo effettuare buone foto. Potete vedere, abbiamo anche un'interfaccia della gestione della fotocamera e videocamera assolutamente personalizzata. Abbiamo diverse impostazioni, forse è una delle cose più carine di questo, del software telefonico, appunto le impostazioni della fotocamera, molto belle, molto veloci. Abbiamo anche questo zoom. Purtroppo però è lenta a scattare, molto lenta. E abbiamo un certo una presenza abbastanza elevata di rumore nella foto, non è mai pulitissima.
eliminiamo la foto. Ok. Purtroppo, come detto prima, in precedenza, la mancanza di un flash LED indispone proprio questa fotocamera per foto serali o al chiuso. Abbiamo anche una buona videocamera, gira a 30 fps al secondo, abbiamo la qualità anche HD, non vi ho detto che abbiamo 8 GB di memoria incorporata nel telefono. Altro da dire, non vi ho fatto vedere gli slot. Adesso che mi viene in mente, qua abbiamo lo slot del SIM e qua lo slot per il connettore micro USB. Questi slot vanno chiusi molto bene, altrimenti rischiate di rovinare il telefono nel caso vogliate usarlo proprio come abbiamo fatto noi all'inizio del video per metterlo sott'acqua. Altra particolarità estetica, anche questa, è questi tre tasti di sistema che troviamo sotto il display. Carini i tre LED che ci indicano i pulsanti, però avremmo preferito magari che questi pulsanti ci indicassero con una luce proprio qual è la funzione di ognuno di essi. A volte ci capita, noi provando diversi cellulari con la disposizione diversa dei pulsanti, al buio ci capita di non capire quale sia il pulsante di indietro e quale sia il pulsante delle impostazioni o menu. Naturalmente, uno avendo solo questo cellulare, ci si fa l'abitudine. Cosa dire di questo telefono? Allora, esteticamente Panasonic, dopo anni che mancava dal mercato degli smartphone, ha fatto sicuramente un buon prodotto sia a livello hardware sia a livello estetico. Purtroppo ci sono delle incongruenze, come per esempio il sistema operativo. Uscire adesso con Gingerbread, anche se svaluti il tuo telefono a 320 euro recentemente, significa un po' chiuderti il mercato da solo. Infatti andrebbe considerato prontamente un aggiornamento ad Ice Cream Sandwich, oppure l'uscita almeno del prodotto nuovo come l'Eluga Power, che abbiamo visto in diverse prove ma ancora sotto forma di prototipo. Per il resto un display molto bello, un form factor particolare. Non ci è piaciuto molto il tasto dietro per lo sblocco e blocco del telefono, che è un po' scomodo. Per il resto alcune intuizioni carine, come per esempio lo scorrere del dito in questo modo per sbloccare il telefono, però di strada per prendersi un po' di mercato in questa con questa concorrenza che c'è in questo periodo, bisogna farne ancora molta. Speriamo che Panasonic tiri fuori altri modelli interessanti come questo Eluga, ma che possa fare sempre meglio. Un saluto da Alessandro per Nexus.